siamo, insomma. Buonasera, bentornati per così dire, e proseguiamo in questo ripensamento, in questo fare una nuova fotografia, questo tentativo di ridefinire l'identikit dei presocratici, è vero, quindi un tentativo di, insomma, di non dare per conosciute le cose, ma al contrario interrogarsi di nuovo, è vero, per capire un po' con chi abbiamo a che fare, perché come dire, le vecchie foto possono trarre in inganno. E questa volta abbiamo previsto di parlare di una simene, il sottotitolo è Cominciare a raccapezzarsi tenendo i piedi per terra. Raccapezzarsi è quasi una parola dialettale, ma rende l'idea del fatemi capire, voglio capire qualcosa anch'io. Aiutatemi a capirci qualche cosa in questa materia. Ho provato a usare questa espressione per dire che Anassimene, lui ha alle spalle questi grandi maestri, Talete e Anassimandro, ognuno partito, come dire, per la tangente, per una sua strada, è vero, ma se Anassimene ha potuto più o meno ignorare, no, se Anassimandro ha potuto poco meno che ignorare il lavoro di Talete, Anassimene non può permetterselo, un attimo deve fare i conti con loro, o sente il bisogno di orientarsi, è vero, Anassimene dovrebbe essere stato abbastanza più giovane di Anassimandro, una trentina d'anni, e per l'appunto siamo, la tradizione ci dice che era il meno dotato della compagnia, il personaggio più modesto, come dire, non si può essere sempre grandissimi, quindi Anassimene è il fanalino di coda dei maestri di Mileto, opinione su cui avremo modo di entrare in qualche dettaglio, anche in qualche misura di ripensare questo schema, ecco, rientra tra le vecchie foto che possono risultare non del tutto perspicue. Dicevo che in relazione al lavoro di Anassimandro poteva aver sentito il bisogno di toccare terra, in quanto Anassimandro, abbiamo visto, aveva osato, ha avuto anche tanta fortuna osando dire come è fatto il mondo, come era fatto prima, come diventerà dopo, cosa, no? Dove sta la Sicilia, anche quello era era a rischio, osare dire, mettere su una carta la Sicilia e dire a questa forma e sta qui, perché lui non c'era mai stato probabilmente, no? E dove stanno altri luoghi, come sono fatti, come, ecco, in qualche modo come è fatto il mondo, ma poi appunto addirittura come è fatta la terra, se c'è un sotto della terra che è un piano come il sopra, e via, no? Ha usato moltissimo. Questo coraggio, questo ardimento è un ardimento nel regno dell'inverificabile, nel regno dell'incontrollabile, nel regno appunto del c'è qualche probabilità che le cose stiano come io sto dicendo. Quindi c'era un certo bisogno di cambiare passo per non, appunto, per non perdersi in fantasticherie, diciamo, no? Perché da fantasie giudiziose e ragionevoli come quelle di Anassimandro alle fantasticherie il passo non è lunghissimo, io oserei dire. Allora, questo percorso, questo Anassimene ha avuto l'avventura di trovare anche lui un'altra strada, poi appunto finendo per andare in dissenso rispetto al suo maestro, ma ha trovato anche lui un'altra strada. In effetti più fonti, tre per la precisione, convergono nel riferire che secondo Anassimene l'aria
è quella cosa che può diventare fuoco, oppure può diventare dare luogo al vento o alle nubi, o chissà, forse anche alla nebbia, anche al vapore, anche alla neve, anche al ghiaccio, e poi all'acqua e addirittura alla terra e alla pietra. L'aria, come dire, dà luogo a tutti gli altri, noi diremmo a tutti gli altri elementi, agli altri tre elementi, è vero. Questa idea dell'aria all'origine di tutte le cose e questa informazione concernente alla simile è piuttosto precisa, non è sfocata, non è approssimativa. E è riferita al solo Anassimene, per cui ha un ragionevole fondamento, cioè possiamo pensare che effettivamente le cose stiano così. Proviamo a ragionarne. Quando l'acqua si addensa, diventa o può diventare vento, nebbia, vapore, pioggia, neve, ghiaccio, e più e giù è acqua, alla fine è acqua. E l'acqua a sua volta si può addensare ulteriormente fino a diventare qualcosa di duro. Ma c'è anche l'altro versante, il vapore, il fuoco, l'acqua, l'aria calda che si incendia, in qualche modo si incendia, e questi percorsi sono più o meno, insomma, quasi reversibili, c'è qualche indizio di reversibilità, viene in mente l'acqua bollente o comunque ciò che bollendo dà luogo a vapore e in qualche modo a aria. Una rete di trasformazioni assolutamente quotidiane per tutti, perché tutti abbiamo visto, insomma, la grandine come la nebbia, il vapore come il fuoco e quant'altro, no? L'acqua e anche la melma, l'acqua che si addensa, insomma, che sembra insomma, può sembrare un'acqua che si addensa e solidifica. Quindi abbiamo una casistica, viene presa in considerazione questa casistica vasta e varia per ricondurla subito a unità dicendo è sempre aria, in ultima istanza è sempre l'aria che entra in gioco, è vero. Quindi trovare anche altri esempi, c'è il famoso esempio del fiato, la vita è strettamente legata all'aria, al respirare per meglio dire. Se poco poco non respiriamo per qualche minuto, si muore, senza tante, è semplice, è secco. Quindi l'aria è anche un principio vitale. E da qui, insomma, la tendenza a generalizzare, tutto è aria, tutto deriva dall'aria, e siccome nel nostro mondo troviamo aria in giro, si può pensare appunto che l'universo sia un universo aeriforme dentro il quale si sono formate delle concrezioni, delle solidificazioni, tra cui la Terra. E in questa maniera Anassimene, in piena autonomia dai due maestri, ha costruito, ha impostato e costruito un suo viaggio, un suo percorso, un suo modo di rappresentarsi la realtà, altamente innovativo perché non ci sono esempi, no? Ma esposto al rischio di passare per banale, alla fin fine, che cosa è so, c'è molta semplificazione in questo discorso, se non che a noi, diciamo che ci siamo nutriti di cultura del Novecento, viene in mente la tavola degli elementi di Mendeleev, la tavola degli elementi secondo la quale, poi è stato arcispiegato dalla fisica atomica, bla bla bla, secondo la quale tutti gli elementi sono, come dire, una versione più complicata dell'idrogeno. Si parte sempre dall'idrogeno per arrivare fino a appunto ai 130-140 elementi individuati fino ad ora. Quindi
Se la tavola di Mendeleev è alla fine di un percorso di ricerca, cosa c'è all'inizio? C'è proprio Anassimene. Anassimene che imposta l'idea, come dire, mette a fuoco l'idea che le cose del nostro mondo cambiano caratteristiche e a volte sono cambiamenti reversibili. È vero. E appunto. Prova a dire che tutto fa capo, tutto deriva, tutto è una elaborazione, diciamo così, dell'aria. Quindi in questo senso il lavoro di quest'uomo ci dice qualche cosa, non è una banalità, non è una cosa da poco, perché appunto delinea, è una chiave per penetrare nei segreti dell'universo, per strappare all'universo. Non un segreto molto ben custodito, come poteva essere le misurazioni fatte da Talete, per esempio, sapere che i trimestri non sono uguali, non hanno la stessa durata, ma è appunto un mare di segreti su come le cose si trasformano, sul senso di queste trasformazioni. Questo come primo flash su Anassimene. Dopodiché, come le altre volte, io mi fermo e cedo la parola al professor Calenda che molto amichevolmente è di nuovo qui in mezzo a noi. Ok? Guido. Grazie, grazie Livio. Posso fare un pizzico di polemica su. Anassimene, o Anassimene, io non saprò mai come si deve pronunciare, è vittima certamente di una certa semplicità. Infatti, Diogene Laerzio ci dice: usa un dialetto ionico semplice e non ricercato. Invece, quando parla del frammento di Anassimandro, dice che si esprime in termini molto poetici. Da allora Anassimandro è un pensatore di pensieri profondi e Anassimene è quello che dice delle cose forse banali perché semplice non ricercato, insomma noi abbiamo conosciuto poi pensatori più recenti, i quali con l'ermetismo del loro linguaggio sono riusciti a acquistare un'aggiunta di notorietà. E poi, insomma, abbiamo anche generazioni che hanno ripetuto lo stesso linguaggio, forse con meno perspicacia. Però io non penso che Anassimene fosse così sempliciotto e francamente ho anche qualche dubbio sulla pittura che si fa normalmente dell'aria di Anassimene. Può darsi che sia così, cioè può darsi che l'aria di Anassimene sia un elemento dotato di quelle proprietà che poi Aristotele ha denominato l'alloiosis, ossia l'alterazione, e abbastanza miracolosamente questa sostanza cambia, a un certo momento diventa terra, a un certo momento diventa oro e tutto quanto. Però tutto quanto comincia come al solito, da Aristotele, il quale dice Anassimene e Diogene posero l'aria prima dell'acqua proprio come principio dei corpi semplici, quindi c'è questo concetto di corpo semplice come principio, l'archè. Che lui altrove abbiamo già visto con l'acqua di Talete, descrive appunto come una materia che si trasforma. Però poi quando parla di Anassimandro, questo modello un po' viene meno e parla che il suo infinito è un miscuglio dove c'è un po' di tutto e che poi tutto questo miscuglio. Da questo miscuglio si separano diverse componenti, quindi si separa l'aria, si separa la terra, si separa l'acqua, attraverso un meccanismo di
movimento, di rotazione, no? E questo è un fenomeno che per noi è anche abbastanza chiaro, insomma, noi lo usiamo anche per asciugare l'insalata, insomma, attraverso delle centrifughe. In effetti, Aristotele ricorda anche come all'interno dei vortici, al centro dei vortici di acqua, questa volta si raccoglie del materiale solido e quella sarebbe la terra. Questo è il meccanismo di Anassimandro, cioè questo principio che chiama unitario, nel senso come noi chiamiamo la materia, insomma, è infinito come proprietà perché occupa uno spazio infinito, si produce in quel modo. Invece di Anassimene dovremmo dire che l'aria si differenzia. Leggiamo Simplicio, che poi è sempre quello che si esprime meglio. Anassimene di Eurystrato, Milesio, compagno di Anassimandro, dice anch'egli, come costui, il substrato naturale, uno e infinito. Intanto già abbiamo questo, che anche per Anassimene il substrato è infinito, il che significa che, poi è ribadito anche altrove, che l'universo di Anassimene è un universo infinito anch'esso. Ma non indeterminato come costui, cioè Anassimene avrebbe specificato, ma determinato chiamandolo aria. Quindi questo mezzo materiale è stato chiamato aria da Anassimene. Poi qui specifica Simplicio che poi si differenzia nelle sostanze per rarità e densità, quindi ci sono delle sostanze meno dense, altre più dense, in cui si differenzia quest'aria. E diradandosi diventa fuoco, condensandosi vento, poi nubi e ancora più acqua, poi terra, poi pietra e poi da queste le altre. Anch'egli fa eterno il movimento, quindi questo mezzo è in continuo movimento, tramite cui avviene la trasformazione. Qui il meccanismo è lo stesso di Anassimandro, la trasformazione avviene attraverso il movimento e noi sappiamo che questo movimento dove avvengono questi fenomeni è il movimento circolare del vortice, è quella stessa cosa anche per Anassimene. Allora è il movimento che separa io penso che molto probabilmente l'aria fosse stata concepita da Anassimene, l'ha chiamata aria perché noi abbiamo intorno l'aria, ha detto che quest'aria si espande a tutto quanto l'universo, ma non è detto che quest'aria sia un elemento che la separazione avvenga in questo strano modo dell'alterazione. In effetti bisogna cercare di capire che cos'è quest'aria. Perché, per esempio, in Omero l'aer non è un elemento, non è l'aria limpida che ci circonda. Normalmente viene invocato quando qualche dio nasconde un personaggio nell'aer che è qualcosa di opaco, mentre quando vuole parlare dell'aria luminosa, limpida, parla di aether. Quindi che noi potremmo tradurre con etere. È presumibile che anche Anassimene, che era piuttosto anziano e un po' lontano da Aristotele, potesse concepire con aer qualcosa di diverso da quello che noi concepiamo, che lo stesso Aristotele concepisce come un elemento. E Kingsley, che ha scritto un libro su Empedocle, il quale menziona fra le quattro sue radici, dicono l'aria. In effetti lui dice: nell'antica letteratura greca, sopravvissuta nella tradizione poetica fino al IV secolo, quindi 2 secoli dopo Anassimene, aether era il termine basilare per ciò che oggi noi chiamiamo aria. Aer, d'altra parte, era originariamente soltanto un esempio molto isolato di aria, nebbia oscura o nuvole. Gradualmente il suo significato si ampliò da nebbia o vapore fino a descrivere l'atmosfera vaporosa che respiriamo, denotando così l'aria o l'atmosfera in generale. Con l'ampliarsi delle accezioni del termine aer, le accezioni della parola aether si ridussero,
e all'inizio del IV secolo era impiegato solo per la regione dell'aria più alta, elevata su nei cieli. Quindi c'è una concezione dell'aria che è diversa da quella di Aristotele, però potrebbe anche darsi che magari nel testo di Anassimene si leggesse Aether, ma che poi Aristotele l'abbia interpretato con la parola Aer. Se non che il frammento numero 2 di Anassimene parla proprio di Aer. Dice il soffio e l'aria abbracciano tutto, e l'aer abbracciano tutto il cosmo. Quindi, se è stato riportato bene questo frammento, Anassimene aveva proprio parlato di aer, non di aether. E quindi si può dubitare che fosse un elemento di tipo aristotelico, un elemento soggetto ad alterazione, come Aristotele ci dice. Però è chiaro che questa è una cosa che noi non chiariremo mai, non chiariremo mai definitivamente. Personalmente, e questo poi è il senso che vorrei dare a questi interventi, io penso, infatti mi hai accusato di continuismo, io penso che con i milesi abbiamo a che fare con una tradizione, una concezione comune, nella quale un po' alla volta successivi studiosi hanno apportato delle integrazioni, delle modifiche. Una concezione che, partendo da Talete, di cui effettivamente sappiamo molto poco, che però sappiamo che fece delle misure e quindi cominciò a misurare il cielo. Cosa che si dice poi pure di Anassimandro, di Anassimene, quindi gente che è rimasta coi piedi per terra, nel senso che poi faceva le misure. E Anassimandro ha creato questo modello, che è il modello del vortice, con l'intento di spiegare i fenomeni celesti attraverso degli eventi fisici, dei fatti fisici che noi possiamo osservare sulla Terra. Quindi noi possiamo osservare i vortici, vediamo queste stelle che ci girano intorno. La cosa prima che viene da pensare, se uno vuole fare un modello razionale, è che ci sia un vortice in questa infinita atmosfera, anzi ce ne siano, come poi si dice di Anassimandro, ce ne siano molti. E questo è un modello che abbiamo le testimonianze, da questo punto di vista qua è stato preso da Anassimene, ma poi, a mio modo di vedere, è stato ripreso, ho scritto un libro per dimostrarlo, poi si tratta per mostrarlo, perché qui non si riesce a dimostrare niente, mostrare un punto di vista. Parmenide, e poi il vortice è stato sicuramente ripreso da Anassagora e poi è stato ripreso dagli atomisti. Quindi noi abbiamo qui un vero e proprio paradigma interpretativo che va avanti per 2 secoli e ognuno ha aggiunto qualche cosa. Se avessimo dovuto parlare di Anassagora, bisogna dire che Anassagora conosceva più pianeti di quelli che conosceva Parmenide, conosceva solo Venere, Anassagora ne conosceva di più, conosceva Giove, probabilmente anche Mercurio. Lo stesso gli atomisti. Quindi io vedrei questa successione di pensatori come quelli, come oggi la nostra scienza cresce attraverso contributi di successivi pensatori e sperimentatori, così anche là noi abbiamo una scienza che certamente non dà un'interpretazione matematica, ma dà un'interpretazione basata su un principio di analogia. E ancora l'idea di applicare la matematica e poi all'astronomia e poi alla fisica non era venuta, ma un paradigma
che poi si va perfezionando fino alla fine del V secolo. Io penso che quello che la grossa, insomma, è chiaro che l'idea del vortice atmosferico è un'idea che non sta in piedi, oggi lo sappiamo benissimo, le cose sono diverse, ma se dobbiamo buttare questa come fantasia e non come frutto di un ragionamento, allora dobbiamo decidere di buttare anche tutto Aristotele, perché di Aristotele sostanzialmente non ha resistito più nulla, però lui all'epoca ha applicato dei ragionamenti razionali per arrivare a certe conclusioni. Quindi direi che la cosa importante che a noi rimane di questo, che, noi, che è rimasto, è intanto un sistema metodologico, cioè si è creato un modello che prima facie corrisponde a quello che si vede e a questo modello un po' alla volta si è modificato, si sono state aggiunte delle considerazioni. E si è andato perfezionando fino a che poi, in un certo momento, è stato abbandonato. Perché la scienza è avanzata talmente che gli scienziati, quelli che facevano le misure e che quindi vedevano che questo modello non riusciva a interpretare bene i fenomeni, si sono accontentati di dire, vabbè, io i fenomeni non so a che cosa sono dovuti, però li descrivo e li hanno descritti sotto forma di movimenti matematici applicando una successione di sfere, una sfera che dà il grosso della rotazione, delle altre sfere che correggono questi movimenti. In sostanza è come se fosse, a me fa pensare, come se fosse una prima applicazione fisica del principio dello sviluppo in serie, ma questi sono sviluppi in serie di sfere, per cercare, sommando movimenti sferici, di arrivare a descrivere il movimento complesso dei vari astri. Però tutto questo è cominciato. L'idea di poter spiegare con un modello la cosmologia viene da Anassimandro e da Anassimene. Adesso, molto brevemente, qual è quello che io vedo, il contributo di Anassimene? Il contributo di Anassimene è, rispetto al modello di Anassimandro, che diceva che gli astri, cioè la zona arroventata, erano dei cilindri del vortice che si arroventavano e che noi vediamo attraverso degli sfiatatoi, lui dice no, questo non è possibile. La Luna chiaramente è un corpo solido e sicuramente è un corpo solido anche il Sole, non vediamo questi astri attraverso dei buchi, sono dei corpi arroventati. Questo è il passo avanti importante di Anassimene. Ci ha dato gli astri. Anassimandro ci ha dato il sistema di rotativo, chiamiamolo così, e il principio della luce prodotta dall'attrito. Anassimene dice no, sono dei corpi. Per fare questo passo avanti ha dovuto credere a qualche cosa cui evidentemente Anassimandro non credeva. Anassimandro non credeva che questo vortice avrebbe potuto trascinare dei corpi senza che questi corpi fuggissero per la tangente da questo movimento rotatorio. Invece, forse, osservando i vortici nell'aria, Anassimene ha deciso che sì, è verosimile che questi corpi siano portati in giro dal vortice, purché, dice lui, siano piatti. E quindi parla in certi casi di piatti come foglie, soprattutto delle stelle. Questo è, secondo me, il contributo grosso di Anassimandro, che va a modificare, e non sarà l'ultima modifica che questo modello raggiunge, Parmenide dirà no, questi non sono corpi piatti, sono sfere. La Luna è una sfera, il Sole è una sfera, la Terra è una sfera e il vortice queste sfere le può portare, sottinteso, questo discorso qua. A parte questo fatto,
Vorrei aggiungere un paio di punti ancora riguardanti il modello di Anassimene. Uno è che nascono da una interpretazione e dei frammenti e delle testimonianze. Intanto vi leggo il frammento, perché molti autori hanno interpretato l'aria di Anassimene come un qualche cosa di divino. Insomma, non è una manifestazione divina, l'aria è divina. E lo spiegano facendo riferimento al frammento, eccolo qua, al cosiddetto frammento 2, che è il più importante dei frammenti di Anassimene. No, eccolo. Come la nostra anima, che è aria, ci tiene insieme, il che è evidente perché quando l'anima se ne va, il corpo si disfa, anche il soffio e l'aria abbracciano tutto il cosmo. E questo accostamento dell'anima nostra all'aria che tiene insieme tutto il cosmo ha fatto interpretare il principio di Anassimene come se fosse un principio animato. In realtà il frammento non dice questo. Il frammento dice che la nostra anima tiene insieme noi ed è aria perché è vaporosa, perché è qualcosa di impalpabile, no? Mentre l'aria che abbraccia tutto il cosmo, quindi il cosmo è il mondo, tiene insieme il mondo, ed è vero, perché nel modello di Anassimandro, quando il vortice si ferma, il mondo si disfa e tutto ritorna allo spazio infinito. Quindi, come minimo, l'interpretazione animata dell'aria non può derivare da questo frammento. Questo è un punto. Un altro punto è che il cielo di Anassimene è stato visto come una calotta sferica solida su cui sono attaccate le stelle e che, come una calotta, va a impiantarsi sul disco della Terra. Qui c'è. Riporto l'interpretazione di Maddalena, mi pare, sì. È più probabile che Anassimene pensasse alla Terra come una tavola circondata. Ah no, questo si riferisce a un'altra cosa. Ecco, sì. Il disco terrestre divide a metà questa sfera, cioè, e tocca con le pareti, la Terra, questo cielo sferico. Da dove viene questa idea di un cielo solido? Viene da diverse testimonianze, ma insomma io cito solo quella di Ezio. Anassimene dice che a mo' di chiodi le stelle sono conficcate nel cristallino, quindi le stelle sono qualche cosa che alcuni dicono invece che sono foglie ignee come pitture, quindi avremmo questo cielo rigido su cui sono incollate queste stelle. Però lo stesso Ezio dà un'altra testimonianza. Dice: Anassimene sostiene che la natura delle stelle è ignea, e va bene, e sta intorno ad alcuni corpi terrosi invisibili orbitanti con esse. Allora, queste stelle sono attaccate al cristallino. E però sono anche attaccate a dei corpi terrosi che orbitano insieme alle stelle. Ezio si sta contraddicendo? Oppure in realtà noi dobbiamo interpretare questo cristallino in un altro modo. Personalmente io penso che questo cristallino siano i corpi terrosi, perché noi questi corpi terrosi non li vediamo, quindi devono essere dei corpi cristallini, traslucidi. Cristalloides, come dice la testimonianza, su cui sono incollate le stelle. Perché
Anassimene avrebbe dovuto pensare a qualcosa di questo genere. Per quale motivo noi dobbiamo incollare queste stelle? Ma perché per Anassimene era fondamentale che i corpi fossero piatti per essere portati in giro dal vortice. E le stelle sono talmente minuscole che definirle piatte evidentemente a lui non tornava. E quindi deve aver immaginato che queste stelle siano portate dal vortice, attaccate a dei corpi invece più ampi, più piatti, che però, siccome non li vediamo, siano trasparenti. Questo è come si possono mettere insieme questi due frammenti. Un ultimo punto che vorrei mettere a fuoco è invece quello che viene fuori da una testimonianza di Aristotele, il quale, per spiegare le maree, Aristotele sicuramente non aveva idea di come si muoveva l'acqua. Allora si immagina che le maree si possono spiegare se con la pendenza del fondo del mare. Allora, se il fondo del mare era più alto a nord, secondo lui potevano avvenire delle correnti e delle maree, questo poteva spiegare delle correnti e delle maree. E dice, quindi lui dice, il mondo verso nord è più alto e quindi questo spiega il moto. Molti degli antichi meteorologi erano convinti che il Sole non passasse sotto la terra. Lui vuole avere una conferma della sua ipotesi dagli antichi, cosa che lui spesso fa. E allora dice appunto, erano convinti che il Sole non passasse sotto la terra, ma intorno ad essa e a questo luogo, cioè dove stiamo noi, e si nascondesse e facesse notte perché la terra è alta a settentrione. Quindi lui si immagina che a nord ci siano dei rilievi, evidentemente anche il mare, e che questa fosse l'opinione degli antichi meteorologi. Ippolito specifica, dice che gli astri non si muovono sotto la terra come altri ha supposto, ma intorno alla terra, come un berretto si avvolge intorno al nostro capo. Il sole si cela ai nostri occhi non perché sta sotto la terra, ma perché è riparato dai luoghi alti della terra. Allora, questi antichi meteorologi di cui fa riferimento Aristotele si incarnano in Anassimene. Spiega Maddalena. Più probabile che Anassimene pensasse alla Terra come una tavola circondata da monti, è la stessa cosa a un bacino. Quindi cosa sono queste cose? In un recente libro di Cupri c'è un'immagine in cui si vede la Terra con dei monti a nord. Ora, i monti a nord non possono spiegare il tramonto del Sole, perché è evidente, doveva essere evidentissimo a un abitante di Mileto, che il sole tramonta dietro l'orizzonte, a mare non ci sono monti, poi non tramonta a nord, tramonta a occidente. Allora, che cosa hanno interpretato questi signori idossografi Ippolito? Hanno interpretato una conseguenza della terra piatta, e questa è una tesi sostenuta da Neuhauser alla fine dell'Ottocento, ma che poi è stata abbandonata. Pensiamo a Mileto. Mileto starà a 38 gradi di latitudine. Quindi, rispetto all'asse di rotazione della Terra, la Terra là sta inclinata così. Qui è la normale. Il Sole ogni giorno gira tutto intorno alla Terra, non va sotto la Terra, gli gira intorno. E questo è quello che deve aver detto Anassimene. Non passa sotto la Terra, cioè non gira così,
gira intorno e la Terra, rispetto al piano di rotazione del Sole, è alta a settentrione. Ed è questo dove si nasconde. Io penso che questa sia l'interpretazione che va data di questo aspetto di Anassimene. Quindi io direi che su Anassimene, io mi fermerei qui, poi lui ha parlato anche, ha dato una spiegazione dell'Iride, ha dato una spiegazione dei fuochi, oddio, come si chiamano? Quelli che si vedono sulle navi, i Dioscuri. Sì, fuoco fatuo è molto generico, vabbè, insomma, è quello che è, ma non mi viene in mente. Sant'Elmo. I fuochi di Sant'Elmo, sì, esattamente, i fuochi di Sant'Elmo. Sì. Ha spiegato con delle analogie la folgore, i terremoti, ma insomma io queste cose qua le lascerei perdere, quindi io potrei fermarmi qui con Anassimene, ma quello che vorrei ribadire è che questo modello di Anassimene è continuato, non è morto con lui. La sua vita è completamente contenuta nel V secolo. Credo che lui sia vissuto poco dopo quando è morto, grosso modo. Nel sesto, nel Sì, sesto. è morto nel VI, nel 528, insomma, è una data che viene data. Però questo modello ha continuato a funzionare, ha continuato a funzionare, gli sono stati apportati dei miglioramenti da successivi studiosi. Quindi è molto importante e naturalmente il passo più importante secondo me è quello di aver riconosciuto che il vortice può portare in giro anche elementi sferici, perché Parmenide, avendo riconosciuto che la Luna è illuminata dal Sole, e che quindi le sue fasi sono dovute all'orientamento della Terra rispetto al Sole e alla Luna, e devi avere necessariamente concepito la Luna come sferica. Poi aveva concepito sferica la Terra e, come dice Murelato, se è probabile che abbia concepito come sferico anche il Sole, quindi ha dovuto fare quest'altro passo avanti, cioè credere che la Terra, che il vortice potesse portare in giro anche elementi non piatti, il che poi è vero perché insomma i vortici sulla Terra portano su di tutto, insomma, non portano su soltanto le foglie. Va bene, io mi fermerei qua. Grazie molte, naturalmente. Andiamo avanti, diciamo brevemente, qualcosa vorrei aggiungere anch'io, anche mantenere qualche divergenza di vedute, amichevole. Dunque, io non sarei così continuista, direi che Anassimene, quando ha parlato di come l'aria diventa tante altre cose, ha introdotto un'idea nuova, e come, è vero. E quando anche si avesse un po' di percezione di questa cosa, lui ci ha riflettuto sopra, ci ha costruito una teoria, quindi ha lavorato su questa idea, è vero, tanto da farne un insegnamento, è vero. Questo mi pare, insomma, un punto abbastanza. Voglio un punto sul quale sarei piuttosto fermo. Del resto non è incompatibile con ciò che diceva poco fa Guido. Insomma, questa aria costituisce ai suoi occhi un corpo semplice o addirittura la materia prima dell'universo. Certo, il termine materia prima non è di Anassimene, ma il concetto è quello. La materia prima dell'universo. E si dice che egli ne abbia parlato in termini di archè, la mitica archè, cioè la sostanza originaria da cui tutto deriva. E si tratta di una parola un po' speciale, in genere si dice per Talete l'archè è l'acqua, per Anassimene
Anassimandro, l'arche e l'Aperon, per Anassimina l'arche è l'aria. Ma c'è qualche differenza da segnalare. Nel caso di Talete, se vi ricordate, ho fatto presente che lui ha pensato soprattutto a una serie di impegnative misurazioni, a come raggiungere livelli alti di precisione nel misurare, è vero, per cui la questione dell'acqua deve essere rimasta un insegnamento marginale. Una delle tante altre cose che gli è accaduto di dire è che è stata pescata, valorizzata da Aristotele, ma non può aver investito più di tanto in questa riflessione sull'acqua, perché lui faceva un altro mestiere, la sua eccellenza si manifestava nel misurare. Quindi il tema dell'acqua in Talete rimane un po' marginale, non è detto che abbia usato la parola archè, non è detto che abbia quanto lavorato su questa nozione. Analogamente nel caso di Anassimandro sta a pensare come è fatta la terra, da cosa deriva, come diventa, cosa c'è fuori, cosa c'è sotto, come fa a stare in equilibrio e poi dove stanno, a che distanza indicativa possono trovarsi i grandi corpi celesti. Quindi fa tutto un lavoro rispetto al quale l'Aperon rimane proprio, come dire, nel punto più remoto dell'orizzonte, è vero? E l'idea che possa aver lavorato molto sulla nozione di Aperon mi va personalmente un po' stretta. Perché? Perché se avesse voluto farlo, cosa avrebbe dovuto? Intanto dire che l'indistinto originario, che non è né carne né pesce, diventa tutte le cose. E già questo è un passaggio molto forte, è vero, non so quanto avesse interesse a sviluppare un passaggio del genere. E come si arriva allora come dire, Ur Erde, alla terra originaria che ancora non si distingueva bene dal sole, dai corpi caldi che poi a un certo momento si sono separati da questa terra originaria, è vero. È un viaggio sterminato dall'indistinto totale ad arrivare a una terra in cui c'è una sostanza calda che poi in qualche modo diventa il sistema dei corpi celesti, in primo luogo il Sole. Questo, cioè dire, bisognerebbe postulare una marea di tanti altri passaggi che mi pare poco verosimile che Anassimandro abbia fatto. Naturalmente rimaniamo al verosimile perché non sappiamo. Mentre nel caso di Anassimene cambia la situazione, perché non solo, va bene, c'è questo frammento in cui proprio viene introdotta la parola aer o aiter, che alla fin fine non sarà una grande differenza, ma appunto nel fare questo Anassimene pensa a una serie di trasformazioni infinitamente più intuitive, no? Diciamo la nebbia che diventa pioggia, per intenderci, è vero, infinitamente più intuitive. Del resto, già espirare a bocca aperta o con le labbra socchiuse fa una differenza, e non è insensato dire che il fuoco alla fine diventa cosa? Aria, è vero, e così via. Allora, ragionare in questo modo può avere un se senso dire, ragionando in questo modo può avere senso dire che l'aria è la materia prima, l'archè, la sostanza originaria da cui tutto il resto non solo è derivato, ma continuamente deriva. Ecco, questa è un'altra cosa che secondo me è caratteristica. Non c'è solo qualche cosa che è accaduto in un passato oltremodo remoto, ma accadrà anche domani che l'acqua diventa o l'aria diventa tante altre cose. E si delinea perciò un filo d'Arianna che riconduce una marea di esperienze, di dati di osservazione e di trasformazioni che appunto hanno luogo su questa terra. Li riconduce a un discorso unitario, è vero. Quindi qui io risentirei di trovare un insegnamento
importante di Anassimene, è un insegnamento abbastanza caratterizzato, è vero. E dopodiché viene interessante parlare della fallacia di Talete. Ogni tanto qualcuno ha detto che Talete, per il fatto di parlare di acqua, ha commesso un errore logico, in quanto la sostanza originaria, se è originaria, non è una delle sostanze derivate. Se la sostanza originaria, per dar luogo alle sostanze derivate, deve modificarsi. Quindi l'acqua non dovrebbe essere una delle sostanze derivate. Questa si considera spesso la fallacia di Talete. E allora bene ha fatto Anassimandro a dire: no, ella è qualcosa che non è né carne né pesce, aperon, l'indeterminato per definizione, che diviene tutte le cose. Che diviene acqua, fuoco, aria, terra, frumento, delfini, cavalli, rondini e via di questo passo. Con questa logica, Anassimene avrebbe fatto un passo indietro, sarebbe, parlando di aria, sarebbe ricaduto nell'errore di Talete. Però dobbiamo chiederci: sicuro che si sono posti questo problema? Non ho qualche dubbio. D'altra parte, l'aria di Anassimene è diversa, perché appunto l'aria è qualcosa che c'è e si sta trasformando, e le trasformazioni sono anche, alcune almeno visibilmente, reversibili. Pensiamo all'acqua bollente che produce vapore. Quindi, o al fuoco che bene o male produce aria calda che poi diventa aria comune. Non si differenzia più. Allora, quindi fenomeni, trasformazioni osservabili, reversibili, non riferite al passato, è vero, e quindi cominciano a delinearsi diverse frecce all'arco di Anassimene, della teoria di Anassimene. Anassimene si può un po' difendere da questa obiezione, dalla potenziale accusa di aver commesso una fallacia, di aver scambiato, per così dire, la causa con l'effetto, confuso la causa con l'effetto. In conclusione, è con Anassimene, solo con Anassimene, che la nozione di archè prende forma e si definisce, il che vuol dire che, chissà, forse qualcuno ha attribuito ha poi estrapolato questa nozione per dire: beh, sostanzialmente anche Talete aveva parlato di archè, che sarebbe l'acqua, e anche Anassimandro avrebbe parlato. Ma chi ha lavorato su questa nozione, a me pare che sia stato Anassimene. Poi leggerei ci sarebbe qui, avevo trovato una pagina di Dario Antiseri, personaggio noto a molti di voi, è vero, o di noi. Il quale osserva che, dovrò leggere, se no mi perdo. Com'è che Anassimandro giunse a questa teoria? Di certo non attraverso l'osservazione, ma attraverso il ragionamento, o meglio, per mezzo di un'argomentazione critica applicata alla teoria di Talete. Secondo Talete, la Terra non cade perché non cade a precipizio, perché galleggia sull'acqua. La teoria di Talete, sviluppata coerentemente, conduce a una fallacia logica, che è il regresso all'infinito. La Terra poggia sull'acqua, l'acqua poggia su X, X poggia su Y, Y poggia su Z, e questo discorso non finisce mai. E viene fuori che appunto anche Anassimene, dicendo che la Terra poggia sull'aria, cadrebbe in questo stesso circolo vizioso. E però anche qui qualche precisazione ci vuole, perché la Terra poggia sull'aria, cioè in qualche modo lui dice: c'è questa documentazione, questa informazione, che la Terra è come un grande coperchio che tiene compressa l'aria che sta sotto. E noi sappiamo per esperienza che l'aria, diciamo, bollente, può sorreggere, sostenere pesi significativi, no? Quando facciamo
la comprimiamo. È interessante perché vuol dire che c'è stato un mezzo esperimento su come funziona l'aria, è vero? Su questo modello per giustificare che la Terra, l'immensa Terra con le sue montagne e i suoi mari, possa poggiare su una quantità proporzionatamente sterminata di aria, è vero? Questa idea è un po' meno banale di quanto dello schema attribuito a Talete, perché l'universo è pieno, è tutto aria, e dentro in questo universo c'è posto per la Terra, così come per corpi astrali, è vero, governati dal vortice. Non è poi tanto strampalato, perché il vortice prevede un nucleo, un osso duro, un punto centrale. Se non che viene fuori questo problema della strada che fa il Sole. Questo è un problema che io vedo anche un po' diversamente dal professor Calenda. In che senso? Nel senso che se la Terra poggia sull'aria, e in qualche modo è da capire che cosa c'è sotto, perché non viene chiarito, per esempio, che se poggia, allora è come appunto una tavola che ha uno spessore. Allora, il ragionamento torniamo ad Anassimandro, che parla della Terra come un cilindro schiacciato, solo che questo cilindro non poggia da nessuna parte. Invece Anassimene dice: no, deve poggiare, altrimenti cadrebbe. Poggia su questa aria, ma questa aria dovrebbe, molti hanno parlato di una colonna d'aria. Perché? Perché questa aria si deve poter comprimere. Ora, se l'aria non ha limiti, come dire, pensiamo al pentolone col coperchio, il pentolone, la parte cilindrica del pentolone, impedisce all'aria o all'acqua, insomma, di disperdersi, e produce una pressione, diciamo. Senza questi limiti, l'aria, come l'acqua, si sparpaglia, per così dire, nell'orizzonte, cioè si disperde, e la tensione, la capacità di reggere la Terra verrebbe a mancare. Quindi è un po' complicato pensare. C'è qualche difficoltà a pensare che la Terra poggia su, non si, le fonti non parlano mai di colonna d'aria, vero? Ecco, però molti interpreti l'hanno suggerito. E d'altra parte, supponiamo che ci fosse la colonna. Se il Sole nel suo giro, ecco, perché il problema, tutto nasce da una cosa molto delicata, è vero, Anassimene non può credere che il Sole passa sotto la Terra. No, non può essere. Non c'è un sotto nel quale il Sole possa passare. Quindi il Sole ci gira attorno. Ci gira attorno. Come fa a girare attorno? Io faccio questa. Supponiamo, vedete qui dei cilindri o delle strutture di tipo cilindrico. Se il Sole fa questo giro un po' inclinato così, poi passa di qua, ma deve venire ben in basso, deve fare, mi spiego? È un piano inclinato, diciamo, di questo genere, taglia, viene fin qua, cioè il giro sarebbe così, quindi il Sole farebbe effettivamente il suo giro, solo che non passerebbe sotto, ma accanto, o quasi sotto, alla Terra. Siamo d'accordo però, Però, aspetta. C'è una specie di coda, perché questa in causa venendo. incauda venenum, voglio dire, allora il sole brucierebbe l'aria, passando qui tutta la notte, la scotterebbe, e forse creerebbe una turbolenza in grado di scompaginare, di rompere gli equilibri, forse. E poi, se l'aria non è disposta a forma di cilindro, è un po' strano
questo percorso. Non si finisce per diventare un po' difficile da capire, è vero. Allora diciamo che passa più o meno sotto la Terra ha uno spessore e passa se non proprio sotto, di fianco, da tre quarti, è tutta una storia che mi sembra funzioni piuttosto male. Io ebbi l'avventura di avanzare un'idea rigettata severamente dal professor Calenda, è vero, sulla quale non scommetto, ma voglio brevemente accennarla. È vero, le fonti dicono che il Sole, fatto il suo giro, passa dietro i monti. È vero, si ha l'impressione che il percorso fosse di questo tipo e poi così orizzontale, cioè come se il Sole di notte cambiasse il piano di rotazione, da un piano di rotazione, diciamo, di questo genere a un piano di rotazione di questo genere, così, orizzontale, o pressappoco orizzontale. Che non è neanche questa una soluzione, non è neanche questa una soluzione, tra l'altro per via del fatto che se il cielo arriva ai bordi della Terra, non si capisce come faccia il Sole a fare questi passaggi. Però d'altra parte la tradizione dell'epoca poetica raccontava proprio che il Sole di notte su un carro tornava da ovest a est precipitosamente, Sull'oceano eh? viaggiava. Sull'oceano, è vero, di gran carriera. Rifaceva il percorso per poi ripartire la mattina. Insomma, questa storia del percorso del Sole sembra come dire, l'anello debole della catena, un punto nel quale il discorso di Anassimene si inceppa, direi pericolosamente, perché se escludiamo che il Sole possa passare sotto la Terra, perché sembra strano che ci sia un sotto della Terra, è vero, perché il buon senso sembra escluderlo, allora diventa un po' difficile capire come diavolo funziona questo meccanismo. La cosa che appunto io mi fermo qui in sostanza, che per così dire mi fa specie, ma insomma che merita una nota di commento, è non tanto che Parmenide poi ha saputo fare di meglio, ma che, come vedremo la settimana prossima, Senofane ha radicalizzato questa idea dei corpi celesti, è vero, che non hanno idea di ciò che c'è sotto, cioè stanno solo sopra, ha radicalizzato questa rappresentazione dei corpi celesti, solo incluso, ma anche Eraclito trova a dire che il sole è nuovo ogni giorno, quindi sembra ragionare un po' come Senofane, e poi dopo, quel che più conta, Anassagora e Democrito furono capaci di negare la sfericità della Terra. La Terra è una montagnola o una grande montagna e il sole ci passa sopra, che è veramente una caduta all'indietro preoccupante, no? Cioè, una incapacità che non ci aspetteremmo da un Democrito, da un Anassagora, incapacità di rappresentare il percorso notturno, cioè la forma della Terra, di concepire la Terra come sferica. È vero, l'idea passò lo stesso, 10 anni dopo Filolao, poi dopo altri e poi Platone, acquisirono una volta per tutte che la Terra sia sferica, ma sulle prime ci furono queste resistenze che si incagliavano o si radicavano nella questione del sole. Come la mettiamo con il sole di notte? Che razza di strada fa il sole? Che succede al sole di notte? È vero, una difficoltà più che seria, è vero che insomma, con le sue sfumature, adesso non è il momento di entrare nel dettaglio di Democrito o di altri, stiamo ad Anassimene, ma ecco che diciamo è stato, Anassimene ha avuto grande fortuna con la sua idea che no, non può essere che il sole passi sotto, ma scherziamo, no? Questa voce del buon senso ha rischiato di
disperdere l'eredità di Anassimandro su questo punto specifico se non ci fosse stato poi Parmenide che l'ha ripresa alla grande. È interessante questo ruolo negativo, diciamo, di un personaggio che peraltro ha la sua creatività, la sua, come dire, ha dato il suo bel contributo alla cultura dell'Occidente, alla creazione del sapere dell'Occidente, è vero, ma appunto ha anche contribuito a questo punto d'arresto, ha rappresentato un punto d'arresto di fronte a un'intuizione folgorante del suo maestro. Con questo suo no, non può essere, ma scherziamo, come fa a passare di sotto? È veramente singolare questo limite del quale possiamo e dobbiamo prendere atto, ma magari il nostro calendario è già pronto a ribattere che qualcosa non funziona in questo ritratto, ma io mi fermo qui però. No, Vi no, no, ringrazio. meglio non dibattere. In effetti stiamo lavorando su congetture, perché tutto dipende da quello che consideriamo più probabile, poi fondamentalmente. È un po' così, no? Inevitabilmente. Prego, professore. Sì, però è importante Luciana, che tu io mi poi ti risponda. faccio No, 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 ma non per noi, per sapere. Ah, vado in TV. Di spalle, per fortuna. No, no, mi chinerò io. Dunque, c'è un convitato di pietra in questo colloquio, e il convitato di pietra è il cosiddetto pneuma, perché se non sbaglio, da qualche parte c'è più di un frammento che sostiene come accanto ad aer vi sia il soffio vitale, no? Che noi traduciamo come spirito, traduciamo come abbiamo tradotto in tante maniere. Ecco, ma non è tanto questa la questione. Io vorrei il suo parere riguardo una problematica, ovvero sia, mi sembra che si siano prospettate due possibilità per come è stata impostata l'intera questione. La prima possibilità è che vi sia difficile, vi sia una doppia aria, no? Diciamo una aria pesante che costituisca le cose, aer, e un'aria leggera che costituisca la psiche, che costituisca l'anima. Ecco. Allora, o questo, oppure la presenza di vortici, la presenza dell'ennesimo vortice che produce una rarefazione dell'aer e dà luogo a qualcosa di leggero che poi diventa anima. Io vedrei queste due possibilità. Ecco, vorrei sapere se lei opta per una terza possibilità o per una quarta e se no, tra queste due, per quale potrebbe optare? Ezio, mi pare che è stato lui che ha riportato il frammento, aggiunge, dice pneuma e aer nello stesso senso. No. E qui possiamo dare due interpretazioni: possiamo dare un'interpretazione di pneuma nel senso di soffio vitale, però il frammento parla di soffio quando parla di quello che tiene il mondo unito, no? Il frammento, lo devo trovare un istante per leggerlo precisamente, ecco, come la nostra anima che è aria, e va bene, ci tiene insieme, anche il soffio e l'aria abbracciano tutto il cosmo. Noi possiamo dire che questo soffio pneuma sia vitale, no? Però non c'è nessun aggancio per dire una cosa di questo genere, perché il soffio potrebbe essere benissimo il soffio del vortice.
come si chiama? Il Ezio aggiunge che lui dice soffio e aria nello stesso senso. Io non penso che Ezio avesse esattamente ragione, perché il soffio è l'aria che si muove, e questa è un'interpretazione non animata del soffio. Qui ci troviamo di fronte alle solite soluzioni. Noi non abbiamo, nessuno può dimostrare una tesi oppure l'altra. Personalmente io ritengo che aggiungere la vitalità a questo soffio sia come minimo aggiungerci qualche cosa che non c'è. Il modello, per come poteva essere concepito allora, funzionava. Naturalmente oggi non funziona più. Ma non è mica detto che non è mica, a parte, intanto l'aria, il soffio e l'aria può anche voler dire il soffio dell'aria, cioè è l'aria che si muove. Il fatto è che noi ci troviamo di fronte con Ezio a qualcheduno che ha preso da dei Vetusta Placita, i quali dovrebbero essere un'interpretazione di Teofrasto, ma noi non sappiamo quanti passaggi di mano ci sono stati, e siamo pieni di casi in cui è evidente che potrebbe non essere questo, ma siamo pieni di casi in cui è evidente che i dossografi non capiscono, non hanno capito quello che stanno spiegando. Tanto è vero che mi pare con Anassimandro stesso dice, nell'interpretare questi cieli di Anassimandro, gli dice come una ruota o come una mola. Stanno cercando di interpretare qualche cosa che è arrivato e di cui non hanno l'originale. Non solo non hanno l'originale di Anassimandro o di Anassimene in questo caso, ma non hanno neanche l'originale di Teofrasto. Quindi, può essere che ci sia una concezione vitale dell'aria. Non è necessaria, ecco, a mio avviso non è necessaria, però moltissimi interpreti interpretano sulla base della vitalità dell'aria, del pneuma, sì. Facciamo, ci fermiamo qui. Sebbene la distinzione tra soma e speaker fosse accolta, no? Accolta in maniera. Certo che Anassimene credeva che noi avessimo un'anima. In un certo senso potremmo pure crederlo noi, insomma. Il problema è se quest'anima ci sopravvive. Però, anche perché, dei comitati di terra, dice, ma il legno non può essere ferroso, perché il legno è ferro. Quindi il corpo non può essere animoso, perché il corpo è anima. Ma per l'appunto l'aria diventa tante cose. Ci sono uomini pusillanimi, altri animosi. Va bene. Però, sì. Corpo e anima, però a me sembra che sia stato, perché adesso io non ho avuto tempo di andarmi a rileggere tutto. L'affermazione precedente mi pare sia stata quella, sono arrivato anche un po' tardi, l'anima tiene tutto, allora non anima e corpo, è l'anima che tiene tutto, allora come, o no? No, dice, ci tiene insieme, io interpreto, questo l'anima tiene insieme me, il giorno che l'anima se ne va, io mi dissolvo.
Io la interpreto così, poi se ci tiene insieme significa che tiene insieme tutto quanto l'universo, e allora sì, però non si capisce perché fa il parallelo. Eh beh, certo, insomma, finché siamo vivi il nostro sistema è coerente, e se la vita è l'anima che ci tiene insieme, che era una credenza, credo, fissa, almeno nei greci dell'epoca, non credo che avessero mai messo in dubbio che ci fosse un principio vitale che lasciava il corpo con la morte. Allora, scusate, prima che ci lasciamo, mi preme dire due cose. Da un lato che è partita ieri e ieri l'altro, prima lunedì, poi ieri una coda, è partita una circolare e più di uno tra voi non l'ha ricevuta. Questo è un problema, secondo me chi non l'ha ricevuta farebbe bene gentilmente a appuntare un indirizzo email leggibilissimo, è vero, in maniera che si possa porre rimedio a questo inconveniente. La seconda, scritto perché la comunicazione aiuta, per esempio il fatto che gli incontri del lunedì scivolano alle 5:30 e quello del lunedì 28, del giorno di San Costanzo, va al martedì, sono dettagli che bisogna conoscere, altrimenti uno viene qui, perde tempo e basta. Ma l'altro dato è che è stata messa in questa mail l'indicazione di dove in internet si trova una sintesi delle lezioni di Guido Calenda e anche una sintesi dei miei interventi scritti, insomma 20-30 pagine ciascuno, che possono non interessare, ma magari a qualcheduno interessa. E quindi quello lì bisogna, come dire, è un indirizzo elettronico, quindi un po' lunghetto, bisogna come dire, o uno lo centra o rischia di rimanere tagliato fuori. Quindi, quindi ecco, io direi che chi appunta la propria email su questo foglio domani riceverà una copia della lettera che gli altri hanno ricevuto, va bene? Comunque se c'è qualcuno che vuole, io ce li ho anche su una, ce li avrò anche la volta prossima, su una pennetta, gli interventi, quindi ci vuole un computer, ma là c'è un computer, no? Sì, ma insomma. No, comunque insomma si può andare a trovare. Comunque si può mandare per email. Oppure la posso mandare per email. Non è una cosa. Se uno vuole mandarmi un'email. Non lo so ieri che cosa è accaduto allora. Sì, se voi avete l'email si possono mandare anche quelle cose mie. Tanto non ha senso scrivere alla lavagna una riga lunga così, no? Non serve a niente. Volendo. Va bene. Allora ci vediamo mercoledì prossimo, eh? Grazie.